Era italiano, uno dei terroristi di Londra uccisi dalla polizia, la cui identità è stata tenuta riservata. Si chiamava Youssef Zaghba, padre marocchino e madre italiana, secondo il Corriere della Sera. Era stato fermato un anno fa a Bologna, dove vive la madre, mentre tentava di raggiungere la Siria. Era stato denunciato per terrorismo internazionale. In Sicilia è stata sgominata una banda di scafisti che su gommoni superveloci trasportava dalla Tunisia non solo migranti, ma anche sospetti jihadisti. La conferma è arrivata dalla Guardia di Finanza di Palermo, che ha svolto le indagini. Arrestate 15 persone, per la procura erano una minaccia alla sicurezza nazionale. A due giorni dal voto in Gran Bretagna, sicurezza e lotta al terrorismo infiammano la campagna elettorale. In primo piano la polemica del sindaco di Londra, Khan, che ha chiesto al governo di annullare la visita del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La sua politica va contro tutto ciò per cui ci battiamo, ha detto Khan. Le forze militari curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato con un esercito di 5.000 uomini l'offensiva per la conquista di Raqqa, considerata la capitale di fatto dello Stato islamico in Siria, utilizzata come base operativa anche per pianificare gli attacchi in Occidente. Al via in aula alla Camera la discussione sulla legge elettorale, su cui regge l'intesa PD, 5 Stelle, Forza Italia e Lega. Possibili tempi rapidi per l'approvazione finale, con la possibilità poi di andare al voto già a fine settembre. Anche se il segretario del PD Renzi precisa, nessuno ha fretta di andare alle elezioni. Per Alfano è una legge incostituzionale. Divampa la polemica dopo la sentenza della Cassazione, che ha riconosciuto il diritto a una morte dignitosa al superboss mafioso Totò Riina. È molto ampio il coro di chi protesta contro questa ipotesi, sulla quale si dovrà pronunciare il Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Ne parliamo tra poco in TG Cronache. Sono ben 32 le manifestazioni di interesse per Alitalia. Ad annunciarle uno dei tre commissari straordinari della compagnia aerea. La prima a uscire allo scoperto è la low cost irlandese Ryanair, mentre è cominciata la valutazione e la classificazione delle offerte. Domani l'incontro al Ministero del Lavoro tra sindacati e azienda. Dunque una buona giornata dal telegiornale della 7, lo avete sentito, ci sono molte novità anche sul fronte delle indagini che ci riportano all'attentato di Londra, in un clima ancora più polemico, perché su quell'insicurezza e su quel dibattito sulla garanzia da dare ai cittadini irrompe il voto del Regno Unito tra 48 ore. Dicevo novità che riportano però anche al nostro territorio, quello italiano, perché ormai tutto si sa dei tre attentatori che sono stati uccisi dalla polizia, e per uno di questi, il terzo, quello su cui si sapeva meno fino a qualche ora fa, il legame con l'Italia è forte e susciterà forti polemiche. Cominciamo da qui. Ha un nome, un volto e una storia precisa. Youssef Zaghba, 22 anni, nato a Fez, in Marocco, da madre italiana e padre marocchino. È lui il presunto terzo attentatore di Londra e porta in Italia le indagini di Scotland Yard sugli attentati del London Bridge e sul panico seminato sabato sera nel cuore della capitale inglese. Fino a oggi la sua identità è stata tenuta riservata. Aveva la nazionalità italiana, confermano gli investigatori britannici. Zaghba, secondo fonti del Viminale, era una vecchia conoscenza dei nostri servizi di sicurezza e del servizio antiterrorismo, che avevano segnalato all'Interpol il suo nome. Il giovane era stato fermato l'ultima volta in Italia nel marzo del 2016 all'aeroporto di Bologna. Era andato a trovare la madre, che abita in quella provincia, dopo la separazione con il marito, con il quale viveva in precedenza in Marocco. Zaghba era andato a trovarla già altre volte. Quando è stato fermato, il ragazzo ha dato in escandescenze. Aveva con sé uno zaino e un biglietto di sola andata per Istanbul. Voleva raggiungere la Siria. Gli sono stati sequestrati il telefonino e il passaporto. Sul cellulare, al di là di qualche video con un contenuto religioso, non è stata trovata alcuna prova che potesse collegarlo al fondamentalismo jihadista. Dopo il fermo è stato denunciato per terrorismo internazionale ed inserito automaticamente nella lista delle persone ad alto rischio. Poi però è stato prosciolto dalle accuse di terrorismo internazionale, ma questo non ha impedito ai nostri servizi antiterrorismo di considerarlo una persona estremamente pericolosa e di segnalarlo come sospetto foreign fighter negli archivi internazionali. Nell'ultimo periodo viveva proprio a Londra, dove aveva ottenuto un lavoro stagionale in un ristorante.
E dunque, naturalmente questo è il profilo, quello che sappiamo del terzo degli attentatori, ma ci si lavora, ci lavorano gli investigatori britannici, ci lavora l'intelligence europea, perché il profilo degli attentatori, degli ultimi fatti terroristici è molto vario e si va a vedere anche chi arriva sulle nostre coste. Per esempio in questa direzione, con parole anche molto allarmanti, ha lavorato la Guardia di Finanza nelle ultime ore parlando e cercando di smantellare una rete di trafficanti che assicurava, per così dire, viaggi garantiti a prezzi alti dalla Tunisia alle coste siciliane. Chi usufruiva di queste rotte? Probabilmente clienti, dicevamo, privilegiati, sospetti jihadisti, un pericolo nazionale, così si sono espressi gli inquirenti. Quella banda rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale. È durissimo l'atto d'accusa della Procura di Palermo. Il gruppo criminale usava gommoni superveloci che in poche ore, massimo 3 ore e mezza, trasportavano dalla Tunisia alla Sicilia fumo e immigrati. Immigrati particolari però in grado di pagare 2-3 mila euro e in alcuni casi ricercati dalle autorità tunisine o con connessioni con formazioni di natura jihadista. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza indagando su una banda, capi tunisini, bracci operativi italiani, tra loro anche una donna che aveva programmato il trasporto di un uomo che temeva di essere arrestato dalla polizia tunisina, ma anche di essere respinto dalle autorità italiane per accuse di terrorismo. Le indagini hanno permesso alla Procura di Palermo di fermare oggi 15 persone. La banda, scrivono i PM nel provvedimento di fermo, è un pericolo perché è capace di fornire un transito sicuro, occulto e rapido anche a persone legate al terrorismo islamico. Gli investigatori hanno documentato almeno 5 viaggi arrivati a buon fine. E siamo entrati là, dicono, e lui è andato via con il gommone pieno di fumo per parcheggiarlo e subito è andata alla finanza. Ecco, mentre 14 persone vengono fatte scendere dall'imbarcazione. Questo è il capo della banda, un tunisino di 28 anni, mentre si fa un selfie al bordo di un gommone. Le 15 persone fermate sono state accusate di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e contrabbando di tabacchi. Sui gommoni viaggiavano anche ingenti carichi di sigarette, per lo più di marche estere, che venivano poi rivenduti nei mercati rionali trapanesi e palermitani. L'organizzazione, smantellata con l'estate ormai alle porte, sarebbe stata in grado di compiere almeno 2 traversate alla settimana tra la Tunisia e l'Italia. C'è l'inchiesta naturalmente, ma anche la polemica politica. D'altronde l'abbiamo visto anche nel Regno Unito, dopo i giorni del silenzio e del lutto, la campagna elettorale a 48 ore dal voto si infiamma proprio su questi temi, il dibattito sui fondi, sui presunti tagli ai fondi sulla sicurezza, alle forze dell'ordine imputati a Theresa May come premier, ma anche per 6 anni come ministro degli interni, e poi un po' tutto messo in discussione in un clima di massima allerta a Londra, anche l'imminente visita del presidente Donald Trump. Non penso che dovremmo srotolare il tappeto rosso per Donald Trump, visto che la sua politica va contro tutto ciò per cui noi ci battiamo. Zadig Khan, il sindaco di Londra, parla chiaro quando chiede al governo britannico di annullare la prevista visita del presidente degli Stati Uniti d'America. Un altro tangibile segno di quanto, a meno di 48 ore dal voto anticipato chiesto da Theresa May per il rinnovo del Parlamento, a Londra il clima sia arroventato. Le intenzioni della Premier sono, come è noto, di ottenere legittimazione popolare, ma la mossa appare in questo momento davvero rischiosa. Tutti i sondaggi infatti confermano l'avanzata laburista del leader Jeremy Corbyn, pronto ad un dialogo con Merkel e Macron sulla Brexit, anche se lo scenario più plausibile sarebbe quello forse più problematico, ovvero un risultato in cui nessun partito ha la maggioranza, con il conseguente pericolo di non riuscire ad avere un governo monocolore, come quasi sempre avvenuto in Gran Bretagna. Se infatti finora la campagna elettorale si è confrontata sul tema della Brexit, da sabato, giorno dell'attentato a London Bridge, la sicurezza è tornata di primissimo piano, con Corbyn che accusa May di essere politicamente responsabile per avere proceduto a pesanti tagli nelle forze dell'ordine quando era ministro dell'interno. Ma oggi nella capitale britannica è stato soprattutto il giorno del silenzio, osservato in tutto il paese alle 11 ora locale, quando scuole, uffici, fabbriche e mezzi di trasporto si sono fermati, mentre il sindaco con altre decine di persone si raccoglieva nelle vicinanze del luogo della strada.
strage, costata la vita a 7 persone. Ma molti sono ancora ricoverati in gravi condizioni negli ospedali e di alcuni non si riesce ad avere notizie. Pochi minuti in cui si devono essere fermati anche gli investigatori che sin dal primo momento non hanno smesso di indagare e ordinare perquisizioni. Nell'ultimo blitz questa mattina a Barking è stato arrestato un giovane di 27 anni nelle vicinanze dell'appartamento dove viveva uno dei 3 terroristi. Dopo giorni di riserbo inoltre sono stati resi noti i loro nomi e le loro origini, volti conosciuti di islamisti radicalizzati cresciuti nei sobborghi di periferia, più volte segnalati a Scotland Yard. E dunque si cerca di capire se qualcosa non ha funzionato in quella catena necessaria in questa fase così complicata di prevenzione, ma poi c'è anche la battaglia sul territorio. Qui si torna a parlare della Siria. Quante volte avete sentito parlare dell'assedio di Raqqa, il bastione dell'ISIS nel nord del paese? Adesso si può tranquillamente parlare di battaglia finale. È arrivato dalla voce di questa donna, il comandante Roja Felat, curda, l'annuncio che potrebbe segnare l'inizio della fine del sedicente Stato Islamico. Siamo in Siria, nei dintorni di quella che è considerata la capitale del califfato di al-Baghdadi. Da lì, poco dopo mezzogiorno, la comandante Felat comunica alla France Presse la notizia che tutti aspettavano. Siamo riusciti ad entrare in città, siamo passati dal distretto orientale di al-Meshleb. È il segnale che la grande battaglia per la liberazione di Raqqa è entrata nel vivo. Le forze di Siria Democratica, un'alleanza curdo-araba sostenuta dagli Stati Uniti e guidata di fatto dalle milizie curde, sono ormai dentro la roccaforte jihadista. Ora per i 5.000 uomini impegnati è solo questione di tempo. Lo aveva già annunciato qualche ora prima Tala Sillo, portavoce delle forze democratiche siriane, dal villaggio di Hasima, a nord di Raqqa. Il morale è alto, il piano d'attacco ormai è operativo, in coordinamento con la coalizione internazionale antiterrorismo. Ma non sarà facile, bisognerà procedere lentamente anche perché in città restano ancora centinaia di civili. Non solo, i combattimenti saranno feroci e senza rese. I guerriglieri del califfo si immoleranno fino alla morte per difendere quella che considerano la loro capitale. Il sedicente Stato Islamico l'aveva conquistata, la città infatti, ai gruppi ribelli nel 2014 e da allora l'ha usata, oltre che come simbolo, anche come base operativa per pianificare gli attacchi in Occidente. Ma la situazione regionale complica ulteriormente le cose. Il governo turco ha già annunciato rappresaglie se l'operazione contro Raqqa dovesse toccare la Turchia. La città si trova a una novantina di chilometri dal confine. E anche questi sviluppi sulla Siria arrivano, lo sapete, in un momento in cui c'è grande tensione, grande movimento nel mondo musulmano. Tutto ha iniziato probabilmente con un'accelerazione dopo quel summit dei paesi islamici con Donald Trump, e dunque una lotta comune anche da lì al terrorismo, alla quale, secondo i paesi del Golfo, non si è allineato il Qatar, che anzi appoggerebbe e finanzierebbe gruppi terroristici. Dunque di qui l'isolamento, l'annuncio e le conseguenze non solo economiche che toccano anche il nostro paese. La crisi tra le petromonarchie del Golfo ha innescato vari tentativi di mediazione, non solo nel mondo arabo, dato che il Qatar ha interessi e investimenti in tutta Europa, Italia compresa. L'emiro del Kuwait, che non ha chiuso le relazioni con Doha, oggi ha ricevuto un inviato saudita e ha telefonato al suo omologo Al-Thani, chiedendogli di evitare un'escalation della crisi, analoga alla richiesta del ministro degli esteri sudanese. Ma sembrano parole al momento destinate a cadere nel vuoto. Oggi da Riyadh è arrivata la sospensione delle licenze di volo per la Qatar Airways, con relativo ordine di chiudere gli uffici entro 2 giorni. Analoga decisione per le redazioni di Al Jazeera, nata a Doha, il cui sostegno alle primavere arabe non è mai stato dimenticato nella penisola arabica e dintorni. Ne sanno qualcosa i giornalisti della redazione del Cairo, finiti in prigione con accuse di spionaggio. Così come non è stato dimenticato l'appoggio finanziario, non solo, dell'emiro Al-Thani ai rivoluzionari, a cominciare dall'Egitto dei Fratelli Musulmani, che vinsero le elezioni post-rivolta con Mohamed Morsi, poi destituito a vantaggio dal Sisi, che ha aderito alla decisione di isolare il Qatar. L'invito a trovare un accordo con il dialogo è arrivato oggi sia da Vladimir Putin che da Recep Erdogan, che nel complicato scacchiere del Golfo hanno posizioni diverse. Il presidente turco governa con pugno di ferro una nazione di musulmani sunniti nella guerra siriana, combatte contro Damasco e contemporaneamente contro le milizie curde impegnate nella riconquista di Raqqa e Mosul. Il presidente russo è alleato di Bashar Assad, sostenuto nella guerra ai ribelli siriani da Iran e milizie sciite e Hezbollah.
proprio le milizie sciite iraniane sarebbero state responsabili del rapimento avvenuto 2 anni fa di un gruppo di cacciatori qatarioti, 11 erano membri della famiglia reale, per i quali è stato pagato $1 miliardo di riscatto, soldi che poi sarebbero finiti anche nelle mani di milizie jihadiste. Allora vi do l'aggiornamento che riguarda ancora l'Afghanistan, ancora un nuovo attentato. Il ministro dell'interno a Kabul parla di un attentato nella grande moschea di Herat con un bilancio che parla di 7 vittime e una 20 di feriti al momento, un'esplosione e ancora la mancanza di una rivendicazione. Veniamo adesso al fronte della legge elettorale, possiamo parlare di un clima surreale perché idilliaco, perché diciamo surreale, perché unisce per una volta gli eterni nemici, dunque Lega, PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, il cammino a braccetto verso la legge elettorale, possibilmente poi verso elezioni anticipate, ma c'è un cammino serrato su cui l'ostruzionismo, soprattutto al Senato, potrebbe pesare sui tempi e i piccoli partiti, a cominciare proprio da quello di Alfano, che promettono battaglia e usano toni molto critici che vanno anche a toccare la presunta incostituzionalità della riforma. Nell'aula di Montecitorio è iniziato il dibattito sulla legge elettorale, licenziata ieri dalla Commissione Affari Costituzionali. Alle 17 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti. Da domani si inizierà a votare sulle proposte di modifiche al testo, un sistema proporzionale con collegi uninominali e liste di partito collegate, lo sbarramento al 5% e senza voto di preferenza. L'accordo tra PD, 5 Stelle, Forza Italia e Lega regge. L'obiettivo è incassare il via libera di Montecitorio in settimana per varare definitivamente la legge a Palazzo Madama la prima settimana di luglio. Sul piede di guerra resta Alternativa Popolare. Angelino Alfano attacca. Questa legge è un inciucellum che non garantisce governabilità e stabilità, dice il ministro degli esteri, che punta il dito contro l'uso dei collegi del Mattarellum, basati sul censimento del 1991, e chiede di ridisegnarli, dando una delega al governo per definirli entro 90 o 120 giorni. Annuncia la presentazione in aula di una pregiudiziale di incostituzionalità. Si dice, ma se arrivano le elezioni anticipate, allora in quel caso come si fa se nel frattempo c'è questa delega aperta? Ma le elezioni anticipate non le porta la cicogna, le elezioni anticipate le porta il Partito Democratico. Quindi se il Partito Democratico decide di non fare cadere il terzo governo in 4 anni, noi diamo la delega al Ministero dell'Interno. Quasi in tempo reale la risposta del segretario del PD Matteo Renzi. Nessuno ha fretta di andare alle elezioni, ma non si può vivacchiare. Attaccano anche i democratici progressisti. La legge elettorale è un patto di 4 forze politiche contro gli interessi del Paese, dice Roberto Speranza. Il 63% del Parlamento sarà nominato da 4 persone, incalza per Luigi Bersani. Il capogruppo alla Camera del PD, Ettore Rosato, replica: avremmo preferito il maggioritario, ma questa è l'unica mediazione possibile. Siamo stati costretti al proporzionale da MDP e Alternativa Popolare. Si discute dunque sulla legge elettorale, ma poi c'è anche l'attualità che riporta sul tavolo del governo 2 dossier, uno tutto ancora da scrivere, quello che riguarda il futuro di Alitalia. Lo ricorderete, un'amministrazione controllata, un'amministrazione straordinaria da inizio maggio. La lista degli acquirenti c'è, è una lista lunga e variegata, oltre 30 acquirenti che hanno mostrato manifestazioni di interesse. Siamo alle prime fasi, non sono offerte vincolate, c'è ancora molto da lavorare, ma c'è anche un pizzico di sollievo perché, viste le condizioni dell'ex compagnia di bandiera, era una lista che poteva essere davvero più scarna. Oltre a Etihad e Delta, a voler giocare la partita su Alitalia sono in molti, 32 per l'esattezza, le società che hanno inviato ai commissari dell'ex compagnia di bandiera le proprie manifestazioni di interesse, ponendosi così come potenziali acquirenti. Potenziali perché nulla è vincolante in questa fase della procedura di commissariamento. Si tratta infatti della prima tappa del percorso che permette a chi ha un minimo interesse di dare un'occhiata ai conti reali della compagnia e conoscere, come si suol dire, le carte. Poi ci sarà la scrematura. Le offerte non vincolanti dovrebbero arrivare entro luglio-agosto, mentre la terza e ultima tappa sarà tra settembre e ottobre, con la chiusura della partita e con le proposte d'acquisto definitive e vincolanti.
Anche se la partita è ancora all'inizio, questo numero comunque è il segno di quanto le rotte, gli aerei e la fetta di mercato di Alitalia facciano gola a tanti. Il numero è stato confermato da Stefano Paleari, uno dei tre commissari alla guida della compagnia, che ha detto di aver cominciato ad aprire le buste. Abbiamo iniziato questa mattina, abbiamo acquisito 32 manifestazioni di interesse, le stiamo aprendo, esaminando, valutando. Bocche cucite invece su un possibile interesse da parte di Ryanair, forte concorrente di Alitalia, visto che anche nel 2016 è al primo posto della graduatoria del traffico nazionale e internazionale. Secondo i dati diffusi oggi dal rapporto ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile, la compagnia low cost irlandese è cresciuta del 9,8% rispetto al 2015. Un mercato dunque che si allarga e che Alitalia non è riuscita a conquistare. Abbiamo un sistema paese che arranca nel catturare le opportunità di un trasporto aereo in crescita, ha detto il commissario straordinario dell'Italia Paleari, che ha invitato tutti gli attori della vicenda Alitalia comunque a non alzare bandiera bianca. Intanto, domani, il Ministero del Lavoro ha convocato Alitalia e i sindacati per fare il punto sulla situazione e sulla procedura di cassa integrazione per i lavoratori aperta dai commissari straordinari. Un vertice sul quale, grazie a questi numeri ben al di sopra delle aspettative, spirerà una ventata di ottimismo. E poi c'è il dossier IVA invece di casa, l'amministrazione straordinaria, 2 anni e mezzo alle spalle, adesso una nuova cordata, ha ufficializzato il passaggio, ma quello che ci aspetta è senza dubbio un'estate rovente, la più calda di sempre per Taranto, così preannunciano i sindacati di base, perché c'è il nodo occupazionale, ancora tutto da discutere. È ufficiale, le acciaierie Ilva passeranno in mani straniere ad AM Invesco. La cordata formata dal colosso anglo-indiano ArcelorMittal e dal gruppo Marcegaglia, affiancato da Intesa San Paolo. Nel loro piano di rilancio hanno messo sul piatto complessivamente 4 miliardi di euro, 1,8 miliardi il prezzo d'acquisto, 1,25 miliardi per l'ambiente, 2,4 miliardi di nuovi investimenti a Taranto. Hanno fatto l'offerta migliore, secondo i parametri della gara, ha spiegato il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda, che oggi ha firmato il decreto. 10.000 dipendenti resteranno al lavoro per tutta la durata del piano, assicura. Il gruppo ne impiega oltre 14.000 e sarà autorizzata la cassa integrazione per 4.100. Il tentativo di rilancio di Acciai Italia, arrivato all'ultimo nel fine settimana, non è stato preso in considerazione. Era contrario alle procedure di gara e avrebbe presupposto un decreto legge che ci avrebbe riportato all'inizio del processo, ha commentato Calenda. Manca solo il via libera dell'antitrust europeo e non è scontato, visto che Mittal ha già una posizione leader in Europa. Poi il gruppo siderurgico più importante d'Italia passerà di mano dopo 2 anni di amministrazione straordinaria. Oggi Claudio Riva ha scritto una lettera amara al Corriere della Sera. Ilva ha subito prima un commissariamento ingiustificato, un esproprio senza indennizzo per i proprietari, poi un'amministrazione straordinaria necessaria dopo 2 anni di gestione commissariale che hanno generato 3 miliardi di perdite. Con gli stranieri si perderanno migliaia di posti di lavoro, accusa. Ai titoli di coda il destino di Taranto, scrive uno degli eredi della famiglia degli storici fondatori dell'Ilva, coinvolta in un processo per disastro ambientale con oltre 40 imputati e centinaia di parti civile. Protestano le organizzazioni sindacali che ieri hanno scioperato a Genova dopo il blocco di Taranto e venerdì incontreranno il premier Gentiloni e il ministro Calenda. I lavoratori che non saranno assunti da AM Invesco rimarranno a carico dell'amministrazione straordinaria, potranno essere impiegati per lavori di ambientalizzazione e comunque godranno della cassa integrazione, ha detto Calenda. Le organizzazioni di base rispondono che sarà un'estate rovente, anche più calda di quella del 2012, l'anno dei blocchi e delle occupazioni. Si schiera a fianco dei sindacati il governatore della Puglia, Michele Emiliano. La firma del decreto mortifica le aspirazioni di una città e di un asset strategico del paese, ha detto. È uno sconcertante esempio di pressapochismo politico. Senza dubbio su altri fronti sarà un'estate calda anche per il calciomercato, le prime pedine che si muovono, vecchi e nuovi interisti, perché Pioli, ex interista, ha ufficializzato l'ingaggio della Fiorentina, sarà il nuovo tecnico viola, Spalletti in qualche modo lo ha fatto, sarà il nuovo tecnico nerazzurro in partenza da Malpensa per la Cina, a conoscere i suoi nuovi capi. E poi c'è la nazionale, anche quella importante, domani sera in amichevole a Nizza contro l'Uruguay, ma le ambizioni e le migliori notizie arrivano dai settori giovanili. È presto per parlare di rinascimento del calcio italiano, ma che ci sia un'inversione di tendenza rispetto al passato è innegabile.
A confermarlo c'è la notizia splendida della nazionale Under 20 che per la prima volta nella storia ha conquistato una semifinale mondiale in Corea del Sud dopo aver battuto lo Zambia in una partita finita ai supplementari e giocata per 78 minuti con un uomo in meno. Ora sulla strada per la finale c'è l'Inghilterra, si giocherà giovedì alle 13. Il CT Evani, che da giocatore fu uno dei pilastri del Milan di Sacchi, ha parlato di impresa straordinaria. Il presidente federale Tavecchio ha commentato così: splendida pagina di calcio. I ragazzi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. Retorica, certo, ma anche verità. Perché un momento così non accadeva da tempo, con anche l'Under 21 che sta per iniziare un europeo da favorita. Insomma, il futuro fa meno paura se puoi contare su gente come Berardi, Bernardeschi, Rugani, Conti dell'Atalanta, Desiderio di mezza Serie A e naturalmente Donnarumma, l'erede di Gigi Buffon. Se la Serie A è tornata ad essere un serbatoio di talenti, nell'ultimo campionato è raddoppiato il numero di ragazzi italiani sotto i 21 anni lanciati in prima squadra, 40 contro i 21 della precedente stagione. Un dato che fa sorridere il CT Ventura, sempre alla ricerca del giusto equilibrio tra l'esperienza dei senatori e la freschezza dei giovani. Lo cercherà anche domani sera nell'amichevole con l'Uruguay che si giocherà a Nizza. Ci saranno i bianconeri, reduci dalla serataccia di Cardiff. Mancherà invece Verratti, che ha abbandonato il ritiro di Coverciano per un problema muscolare. Una gara che sarà anche l'occasione per ricordare Giuliano Sarti, uno dei più grandi portieri della storia del calcio italiano, morto ieri sera a Firenze. Per un improvviso malore aveva 83 anni. Il suo nome è rimasto nell'immaginario collettivo per l'inizio della filastrocca con cui i telecronisti dell'epoca enunciavano la formazione della grande Inter di Elenio Herrera. Faceva così: Sarti, Burnic, Facchetti. E con questo ci fermiamo, naturalmente ancora tutti gli aggiornamenti e Caterina Bizzarri col TG Cronache. Torneremo ancora sulla vicenda, le polemiche, le indagini, la possibile catena di omissioni sul caos e la folla a piazza a Torino in occasione della finale di Champions League, ma poi ancora le polemiche, quelle legate all'ipotesi di scarcerazione di Totò Riina. Grazie dunque per averci seguito, TG Cronache, noi se volete ci vediamo come sempre domani alle 13.30.